Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. Quello di oggi è il giorno dei funerali per le vittime del Reatino, del sisma del centro Italia. I funerali si svolgeranno alle 18 nel tardo pomeriggio e si svolgeranno ad Amatrice. La decisione è stata presa ieri dopo quella che era stata presa invece nel primo pomeriggio di svolgere i funerali all'aeroporto Ciuffelli di Rieti. Poi ci sono state le proteste, le rimostranze della comunità locale e alla fine il sindaco di Amatrice, e in particolare dopo aver ascoltato il premier Renzi, ha deciso appunto che i funerali si terranno proprio ad Amatrice, uno dei siti più colpiti dal sisma del centro Italia. Il servizio. Un tira e molla durato ore, ma alla fine le popolazioni locali, dopo le vibranti proteste che sono giunte sino alle orecchie del premier Renzi, hanno avuto ragione di quanto chiedevano. I funerali di Stato per le vittime del sisma del 24 agosto si svolgeranno ad Amatrice e non a Rieti, come ipotizzato in un primo momento. Scelta questa che aveva scatenato rabbia e malcontento tra chi, da una settimana, ha perso tutto e vive in tenda. L'ipotesi di doversi spostare per rendere l'ultimo omaggio ai parenti e amici scomparsi per la furia del terremoto non è andata giù a nessuno, al sindaco di Amatrice Pirozzi per primo, che si è fatto portavoce delle istanze della sua popolazione presso il premier Renzi, fino ad ottenere quanto chiesto, lo svolgimento delle esequie ad Amatrice. Ho parlato con Renzi, non ci sarà nessuna cerimonia a Rieti, ma i funerali si faranno ad Amatrice, ha detto il sindaco Sergio Pirozzi ai cittadini che si erano radunati davanti al comitato operativo comunale per protestare contro la decisione della prefettura di Rieti. Il premier ha scritto su Twitter che i funerali si terranno ad Amatrice, come chiedono, ha scritto, il sindaco e la comunità locale e come è giusto. Intanto si aggrava ulteriormente il numero delle vittime, salite a 292, mentre prosegue la gara di solidarietà per le popolazioni terremotate. Il presidente della provincia dell'Aquila, Antonio De Crescentis, ha inviato una lettera a tutti i primi cittadini della provincia chiedendo un contributo a favore di chi, una settimana fa, è stato travolto dal sisma, mentre il Corcom Abruzzo ha fatto sapere che i gestori telefonici si sono attivati per accreditare 10 euro e 2 giga di traffico dati sui telefoni dei residenti nelle zone colpite dal terremoto. Per ora ha aderito la TIM, ma anche gli altri gestori stanno valutando proposte analoghe. La procura di Rieti ha disposto il sequestro dell'edificio della scuola Romolo Capranica di Amatrice, gravemente lesionata dal sisma del 24 agosto. Il procuratore capo di Rieti, Giuseppe Saieva, sta disponendo numerosi sequestri di edifici anche ad Accumoli e in tutto il cratere del sisma. I legali del comune di Amatrice, Mario Cicchetti e Francesco Lettera, hanno presentato un'istanza alla procura di Rieti perché chiede al GIP un incidente probatorio che consenta di acquisire prove irripetibili anche attraverso accertamenti tecnici sul crollo parziale della scuola di Amatrice. L'incidente probatorio per i legali si rende necessario per la precarietà dei luoghi e l'approssimarsi dell'inverno che potrebbe compromettere l'acquisizione di prove e l'accertamento di responsabilità. L'ANAC invece, l'autorità nazionale anticorruzione guidata da Raffaele Cantone, nell'ambito della propria attività di vigilanza, ha chiesto alla Guardia di Finanza, a quanto si apprende, di acquisire la documentazione relativa alle gare per i lavori di ristrutturazione della scuola di Amatrice, crollata in conseguenza del sisma, e in particolare di svolgere degli accertamenti sugli affidamenti degli appalti. L'attività è condotta dal nucleo anticorruzione della Guardia di Finanza, guidato dal generale Gaetano Scazzeri. Poi parliamo anche dei funerali del maresciallo Pace, la bara avvolta dalla bandiera tricolore su cui è stato appoggiato il suo cappello da carabiniere, una grande corona di rose rosse. Colleghi, amici e i vertici dell'arma e magistrati con cui nel corso degli anni ha lavorato hanno voluto salutare per l'ultima volta il maresciallo dei carabinieri Giampaolo Pace, tra le vittime del terremoto del Reatino. Pace che è deceduto nel crollo dell'abitazione di famiglia ad Accumoli. I funerali
funerali si sono svolti nella chiesa di San Giovanni Crisostomo nel quartiere Montesacro, dove il maresciallo era stato battezzato e aveva ricevuto i sacramenti. Tra i presenti il comandante generale dell'arma, il generale Tullio Del Sette, il procuratore generale presso la Corte d'Appello di Perugia, Fausto Cardella, già procuratore dell'Aquila, città in cui Pace si era impegnato fin dai primi giorni dopo il sisma abruzzese, proprio nelle attività di indagine conseguente alla ricostruzione. La morte sembra la vittoria della morte sulla vita, ma sembra, ha detto il sacerdote durante l'omelia, in questi giorni abbiamo visto tanto dolore ma anche tanto bene. Il terremoto del bene è più forte di quello del male, è il terremoto della vita più di quello della morte. Poi ancora le parole del comandante generale dei Carabinieri Del Sette, come detto anche lui presente nel corso delle esequie del maresciallo Pace: la tua vita lascia un segno profondo all'interno dell'istituzione, ha detto Del Sette, hai saputo vivere una vita esemplare da carabiniere, così ti ricorderemo tutti. È intervenuto stamani nel corso della trasmissione Mattino 6 il presidente del Parco Gran Sasso Monti della Laga, l'avvocato Tommaso Navarra. Ha parlato di come l'ente ha affrontato l'emergenza del sisma che ha toccato comuni rientranti all'interno del perimetro del parco stesso. Il parco ha messo in campo nell'immediatezza, a poche ore dal sisma, tutta la propria struttura. Naturalmente è una struttura limitata, non ha competenze dirette in materia di protezione civile, però 18 dipendenti che qui voglio ringraziare. La mattina alle 6 sono usciti con le 7 mezzi, 18 persone, 3 generatori, e sono andati ad Arquata del Tronto, sono andati ad Amatrice. Abbiamo adottato un campo, il campo provvisorio di Sky, e da noi contribuito a essere gestito. Oggi arriveranno le recinzioni che il parco di solito utilizza per altri scopi, l'abbiamo messo immediatamente a disposizione, abbiamo portato l'acqua. Ad Arquata del Tronto abbiamo già verificato la perfetta stabilità di un centro molto importante, il centro dei due parchi, perché il punto di collegamento unico in Europa tra due parchi, il Parco Gran Sasso Monti della Laga, e qui soprattutto i Monti della Laga sono quelli più interessati al sisma, e il Parco Nazionale dei Sibillini. Questo centro sostanzialmente è rimasto integro, e la prima nostra funzione è stata quella di andare sul luogo e parlare col sindaco e metterlo a disposizione. Venerdì, con la benedizione del Vescovo di Ascoli Piceno e forse con la presenza, qui le do una notizia, del Ministro della ambiente Galletti, daremo in modo concreto fattivo al sindaco di Arquata del Tronto Petrucci la struttura. E perché? Perché così verrà lì in termini sicuri implementato il comune, che purtroppo non è più operativo, e le scuole. Se modello L'Aquila vuol dire nomina di un commissario e il scontro più o meno sotterraneo e poi invece di tutta evidenza con il sindaco, allora no, non va bene quel modello. Le nostre comunità sono comunità identitarie, dove i sindaci hanno non solo una presenza reale ed immediata sul territorio, come è stato per L'Aquila, ma rappresentano realmente le comunità. Quello che è successo ieri ad Amatrice è la rivolta popolare rispetto ai funerali, che da un punto di vista logistico è pienamente comprensibile, si volessero spostare a Rieti perché si sapeva che forse questo pomeriggio pioverà, eccetera. Però quelle comunità vogliono resistere e vivere lì, e noi daremo il nostro contributo per ricostruire non solo pietra su pietra, ma anima su anima, economia su economia, quel territorio. E questa mattina il prefetto di Teramo ha tenuto una riunione operativa nella sede del comando dei Vigili del Fuoco. Obiettivo: fare il punto della situazione sull'emergenza terremoto, sui soccorsi nelle zone terremotate e sulle criticità nella provincia.
Abbiamo fatto partire le verifiche, in primis negli edifici pubblici e nelle scuole, considerata anche la data ravvicinata della riapertura delle scuole, proprio perché è importante capire a che punto siamo. Quindi stanno lavorando loro, stanno lavorando i sindaci nei comuni. All'indomani dell'apertura del centro operativo comunale e degli sgomberi che hanno riguardato una ventina di residenti della città di Teramo, dove 6 edifici sono stati dichiarati inagibili a causa del sisma, il prefetto di Teramo Patrizi ha visitato il comando dei vigili del fuoco, impegnati sin dai minuti successivi al terremoto del 24 agosto, nell'assistenza e nel soccorso ai terremotati di Marche e Lazio. Solo nella giornata di oggi sono stati 305 gli interventi di verifica effettuati dai pompieri, che continuano incessantemente a lavorare anche nelle emergenze in provincia, a Valle Castellana e a Crognaleto, ad esempio, dove il sindaco ha ordinato la chiusura del paese per un pericolo di frana legata proprio all'attività del sisma. Noi abbiamo un raddoppio, quasi un raddoppio di turnazione, ma soprattutto abbiamo dei rinforzi di Pescara e di Chieti, quindi dei due comandi regionali, perché sapete che anche l'Aquila è interessata, diciamo, da alcune problematiche dovute appunto al terremoto. Ma già dalle prime ore, sapete, Teramo non solo è intervenuta nelle zone del sisma, nelle Marche in particolare, quindi ad Arquata, ma chiaramente poi, passata, diciamo, la prima ondata, abbiamo anche dovuto soddisfare le richieste della nostra provincia, che sono abbastanza numerose. Nella riunione operativa tra prefetto e vigili del fuoco è stato affrontato anche il tema caldo delle scuole, a pochi giorni dal suono della prima campanella. Nel teramano diversi edifici scolastici sono stati lesionati dal terremoto e con ogni probabilità non ci sarà il tempo necessario per le riparazioni prima del ritorno sui banchi degli studenti. Qualche cosino ovviamente è stato riscontrato e ad oggi non sappiamo se effettivamente poi qualche comune o in particolare la provincia potrà garantire, diciamo, un'apertura, chiamiamola così, come da calendario, di tutte, sistematicamente, di tutte le scuole. E ora cambiamo pagina. In molti istituti scolastici di Pescara sono state fissate le date per l'inizio delle lezioni per il nuovo anno scolastico. Si torna tra i banchi tra il 5 e il 12 di settembre. Volgono al termine le vacanze estive e tra pochi giorni arriverà il momento del ritorno a scuola per gli studenti di istituti comprensivi e superiori. A Pescara e nei comuni limitrofi, nella stragrande maggioranza dei plessi, i dirigenti scolastici hanno fissato le date delle prime campanelle. Nel capoluogo buona parte degli istituti comprensivi riprenderanno le attività didattiche il prossimo 12 settembre. Le eccezioni sono l'istituto comprensivo Pescara 6, dove le aule riapriranno il 7 settembre, Pescara 1 e Pescara 10 riapriranno l'8 settembre, Pescara 7 il 9 settembre. Passando agli istituti superiori, via alle lezioni subito all'istituto tecnico Aterno Mantone il 5 e il 6 di settembre. Il 7 settembre toccherà agli studenti dell'istituto tecnico commerciale per geometri Acerbo e l'istituto alberghiero De Cecco. Il giorno dopo, giovedì 8 settembre, sarà la volta dell'istituto professionale di Marzio Michetti e dell'istituto Alessandro Volta. Per il liceo classico Marconi e il liceo scientifico Galilei si tornerà a regime lunedì 12 settembre, anche se le classi prime inizieranno le lezioni in anticipo, venerdì 9 al Marconi e tra il 5 e il 10 al Galilei. Ancora da stabilire la data della prima campanella per il liceo scientifico Da Vinci e per l'istituto artistico Misticoni Belisario. Saranno i collegi dei docenti delle scuole nei prossimi giorni a fissarle. Meno frammentato il quadro per le scuole di Montesilvano, nelle quali la data di riferimento è giovedì 8 settembre, giorno nel quale riprenderanno le lezioni degli istituti comprensivi Delfico, Silone e Rodari e negli istituti tecnico Alessandrini e scientifico D'Ascagno. Il 7 settembre, prima campanella per le scuole medie del comprensivo di Villa Verrocchio. Da fissare le date nell'istituto omnicomprensivo di Città Sant'Angelo e negli istituti superiori di Penne. Ancora la cronaca, ora è un fascicolo per morte in conseguenza di altro reato attualmente contro ignoti, quello aperto dalla Procura di Teramo. Il PM è Irene Scordamaglia, sulla morte della nigeriana di 24 anni, il cui cadavere è stato trovato ieri pomeriggio nella piscina del Country House, il vecchio frantoio a Martinsicuro in provincia di Teramo. Un atto dovuto in vista dell'autopsia sul corpo della donna, che dovrebbe essere effettuata domani e che dovrà chiarire le cause della morte.
morte. La procura vuole infatti fugare ogni dubbio, capire se la giovane sia morta per un malore o se magari sia annegata perché non sapeva nuotare. E poi ancora, hanno erroneamente preso la discesa per la via dei Laghetti sul Monte Prena e, non essendo in grado di proseguire, sono stati costretti ad allertare i soccorsi del CNSAS, il soccorso alpino e speleologico. È accaduto la scorsa notte a tre escursionisti romani impegnati in un percorso noto come il Centenario sul Gran Sasso, traversata lunga e impegnativa che collega le maggiori cime sulla catena del Gran Sasso, da Vado di Corno a Fonte Vetica. I tecnici del soccorso alpino, tramite lo smartphone di uno degli escursionisti, hanno identificato la posizione dei tre, intercettati a quota 2500 metri, anzi a quota 2050 metri. La discesa a valle ha richiesto qualche ora, con l'ausilio anche di corde per superare le zone rocciose e piuttosto esposte. Proseguiamo con il prossimo servizio. Un plafond di 17 milioni di euro è a disposizione della Regione Abruzzo per sostenere le famiglie che vivono in condizioni economiche disagiate. I fondi saranno erogati nell'ambito dell'iniziativa nazionale Sostegno per l'inclusione attiva. I beneficiari saranno le famiglie con ISEE inferiore o uguale a 3.000 euro e con presenza di un componente di età inferiore a 18 anni, oppure presenza di una persona con disabilità di almeno un suo genitore, oppure presenza di una donna in stato di gravidanza accertato. È uno degli strumenti, perché certamente non sarà questo strumento a risolvere i gravi problemi della nostra regione, ma sarà questo strumento, insieme al piano sociale, insieme alle azioni dell'FSE, che cercheranno di dare una risposta ai poverissimi. È uno strumento di inclusione attiva, proprio perché dal 2 settembre i cittadini abruzzesi che hanno una famiglia con un reddito inferiore o pari a 3.000 euro, quindi con dei minori a carico, con dei disabili a carico o con una donna in stato di gravidanza, potranno andare nei loro comuni, non in regione, nei loro comuni, o meglio nei comuni in cui è sede l'ambito sociale, e chiedere questo strumento di inclusione attiva. Perché di inclusione attiva? Perché in cambio di un aiuto economico alle famiglie, la famiglia sarà presa in carico dagli assistenti sociali e la famiglia quindi dovrà, attraverso i capofamiglia dovrà prendere degli impegni per uscire dal proprio stato di disagio. Daremo degli strumenti anche per far sì che questo possa avvenire, quindi saranno attivati dei tirocini nelle aziende, saranno attivati dei percorsi di sostegno psicologico, saranno indirizzati, se ci sono problemi di altro genere, saranno indirizzati nei servizi, e quindi ci sarà una verifica di questo percorso di sostegno, non economico ma di altro tipo, sulle famiglie. Polemiche e denunce a Pescara per il programma di taglio selettivo degli alberi malati da parte del Comune Adriatico. Gli ambientalisti contrari hanno annunciato l'accesso agli atti. Oggi abbiamo ascoltato la risposta dell'assessore al verde del Comune di Pescara, Laura Di Pietro. Assessore Di Pietro, è partito il taglio degli alberi malati nella città di Pescara, ci sono polemiche, ieri in via Rigopiano c'è stata una manifestazione degli ambientalisti, voi però andate avanti con il cronoprogramma stabilito. Sì, so che ci sono state dei tafferugli, diciamo, fra gli ambientalisti e i residenti della zona, che vivendo con il pericolo a pochi metri dalle proprie case si rendono conto di quanto sia necessario questo intervento, un intervento che sia chiaro e sofferto per tutti, perché a noi non è che piace tagliare gli alberi ovviamente, ma di fronte ad una relazione che parla di pubblica incolumità non abbiamo altra scelta. Ricordo infatti che questa relazione fu commissionata dal Comune di Pescara a un esperto, un vero esperto, non un occasionale, una persona che ha tutte le carte in regola per fare questo lavoro, e nel marzo 2015, a seguito del crollo di un enorme pino che forse oggi qualcuno definirebbe storico e monumentale, in via Regina Margherita, questo pino crollò su una macchina che solo fortunatamente era vuota, e da lì si decise di verificare 1240 alberi ritenuti dai nostri uffici, diciamo così, pericolosi, perché proprio
sono a rischio crollo. Il dottor Rabottini ha fatto questa analisi, ce l'ha riconsegnata e in questa analisi si evince che purtroppo 100 per 120 alberi non c'è più nulla da fare. L'unica soluzione è tagliare, mentre per 400 alberi che sono malmessi è possibile attraverso delle potature agronomiche, diciamo, risistemare la situazione. E così stiamo agendo. Ricordo che per ogni albero tagliato ne saranno ripiantati due. Abbiamo fatto gli incontri con i cittadini, abbiamo parlato con il Corpo Forestale dello Stato, con la sovrintendenza, con le associazioni ambientaliste che purtroppo non hanno e non vogliono capire le nostre ragioni, ma noi pensiamo di essere nel giusto. Crediamo che la vita umana abbia un valore inestimabile e non possiamo rischiare e giocare con un albero che può essere malato e può davvero crollare da un momento all'altro. Dal Comune di Pescara parte una iniziativa di solidarietà che ha lo scopo di aiutare alcune suore di clausura della provincia di Macerata che hanno perso tutto nel crollo del loro convento. Consigliere Pignoli, si parla del terremoto, di questa tragedia del 24 agosto e anche voi volete dare il vostro contributo adottando delle suore di clausura di un monastero in provincia di Macerata che ha subito grossi danni proprio nel corso del sisma. Sono stato interpellato proprio ieri da una mamma che è dipendente comunale di una delle suore di clausura che è di Pescara, quale mi ha chiesto aiuto per la propria figlia e per le altre consorelle. Subito insieme al mio staff, che siamo circa una ventina di persone, ci siamo riunite, abbiamo già stilato un cronoprogramma delle attività che faremo per raccogliere appunto questi fabbisogni di queste suore. Voglio ricordare che queste suore di clausura vivevano nel monastero benedettino di Santa Maria delle Rose in provincia di Macerata, che dista qualche chilometro da proprio dall'epicentro Amatrice, Quadri e quelle zone lì. Vivono all'interno di un'autovettura nei pressi della loro ex abitazione per dare conforto anche ai cittadini che sono rimasti ovviamente senza la loro propria abitazione. Altre sono state catapultate presso l'abbazia di San Vincenzo a Volturno in provincia di Isernia. Lì catapultate perché ovviamente sono state messe in quell'immobile, ma non hanno nulla, non hanno frigoriferi, non hanno posate, non hanno bicchieri, non hanno da mangiare, non hanno nulla. Il 10 settembre faremo due spettacoli, uno ringraziando la cooperativa La Minerva della presidentessa Giovanna Fidaguerra, che farà un musical e il ricavato verrà appunto dato a noi per comprare eventuali cose che non rientreranno da parte dei cittadini. E lo stesso giorno presso il parco Pietro Pacca in via Colle di Mezzo ci sarà uno spettacolo pagato dal comune di Pescara all'assessorato ai grandi eventi, e ringrazio per questo l'assessore Giacomo Cuzzi. Anche lì ci sarà magia, teatro e balli di gruppo, e anche lì raccoglieremo dei doni per portare alle popolazioni bisognose. Non si svolgerà una maratona di eventi come lo scorso anno, ma un singolo concerto davanti alla Basilica di Collemaggio, dopo la cancellazione del Festival Jazz nei giorni scorsi, una parziale retromarcia. Il jazz italiano per L'Aquila diventa jazz italiano per Amatrice, ma non abbandona il capoluogo abruzzese. Dopo la cancellazione di qualche giorno fa, che aveva sollevato non poche polemiche, è arrivato il dietro front. La manifestazione musicale si terrà ugualmente, ma in forma ridotta, domenica 4 settembre. La formula però non sarà più quella della maratona diffusa in centro storico. Ci sarà un unico concerto che si terrà a Collemaggio, sul prato antistante la Basilica. L'evento sarà il momento finale e culminante di una più ampia mobilitazione di solidarietà itinerante pensata in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto scorso, che animerà altre 20 piazze italiane. A Roma, data inizialmente esclusa per via del rischio di attentati terroristici, si suonerà ma non in piazza ma al chiuso, nella Casa del Jazz. A seguito della decisione di annullare la maratona e delle polemiche che erano seguite all'annuncio, con gli organizzatori della kermesse costretti a spiegare che l'ultima parola era stata del Comune dell'Aquila, il sindaco Massimo Cialente aveva sottolineato come si stesse decidendo insieme, perché il concerto era per Amatrice e non più per noi, e lo faremo al meglio, nella massima sicurezza, aveva promesso il primo cittadino del capoluogo. Nel comunicato stampa ufficiale, il comitato organizzatore precisa anche che dall'anno prossimo il jazz italiano per L'Aquila tornerà alla formula originale e che l'edizione persa quest'anno verrà recuperata nel 2018.
Dal 1 al 3 di settembre a Chieti le ACLI provinciali organizzano gli incontri di azione sociale, arte, cultura, musica, sport e incontri che hanno come fulcro l'ex pescheria di Piazza Malta. Ascoltiamo l'intervista a Mimmo D'Alessio, presidente della ACLI Chieti. Dopo circa 30 anni torniamo alla città di Chieti per questa 3 giorni intensa, piena di incontri culturali, di conferenze, talk show, di spettacoli, iniziative sportive e artistiche. C'è una mostra di fotografia dedicata al volto del lavoro. E poi per quanto riguarda gli spettacoli abbiamo una serata dedicata a Renzo Arbore, quindi a tutto il repertorio di Renzo Arbore, ed un'altra dedicata ai cori folcloristici abruzzesi e anche da fuori regione, anzi da fuori nazione. Attività sportive come gara della ruzzola e come il funzional training. Gli aspetti più interessanti sono quelli legati alla convegnistica. Abbiamo un convegno Nuove strade per un nuovo mondo, al quale parteciperà il Presidente nazionale delle ACLI, il Sottosegretario di Stato alla Giustizia, la Senatrice Federica Chiavaroli, e Padre Emiliano Antelucci, che è un cappuccino da poco insegnato dal Santo Padre del ruolo del missionario della misericordia. Il giorno successivo abbiamo un altro convegno, Progettare il sociale e vivere la comunità, proprio un incontro dedicato proprio al nuovo modo di offrire la solidarietà e quali sono le istruzioni per l'uso per poterlo fare nel migliore dei modi. Il messaggio che vogliamo lanciare intanto è questo: c'è un mondo che sta cambiando, c'è un mondo che ci modifica la vita giorno per giorno, anche se a volte non ce ne accorgiamo. E allora come governare questo cambiamento? Cioè da protagonisti oppure subendolo semplicemente? E ora apriamo la pagina dello sport e lo facciamo con una notizia clamorosa di questa mattina, perché il giudice sportivo ha rovesciato il verdetto della partita Sassuolo-Pescara, finita sul campo con la vittoria del Sassuolo per 2-1. Oggi il giudice sportivo ha assegnato lo 0-3 a tavolino in favore del Pescara, punendo il Sassuolo. Perché? Perché il Sassuolo ha messo in distinta e ha poi fatto giocare il calciatore, uno degli ex della partita, Antonino Ragusa, che però non era stato, secondo i rilievi degli uffici federali, poi in base a questa segnalazione si è mosso di conseguenza il giudice sportivo, Ragusa non era stato inserito nella lista dei 25 del campionato di Serie A per il Sassuolo entro le ore 12 del giorno antecedente la gara, cioè entro sabato 27 agosto. Per ulteriori approfondimenti ascoltiamo questo servizio. Una vittoria arrivata con un giorno e mezzo di ritardo, ma comunque ben accetta. Il Pescara, sconfitto al Mapei Stadium immeritatamente domenica sera, si prende subito la propria rivincita, a dir la verità, esclusivamente per demerito del Sassuolo. Il giudice sportivo Toselli infatti ha inflitto agli emiliani la sconfitta per 3-0 a tavolino per aver schierato al 65esimo Antonino Ragusa, ultimo arrivato in casa neroverde, il cui tesseramento però non è stato trasmesso alla Lega Calcio nei termini previsti dalla normativa federale. Tesseramento dunque irregolare, con l'ex biancazzurro che non figurava nell'elenco dei 25 giocatori su cui possono contare le squadre della massima serie. Per inserire il nuovo acquisto regolarmente tesserato, infatti, il club ha dovuto sostituire un giocatore precedentemente inserito. In questo caso, la norma da un anno prevede che il club invia alla Lega Calcio una PEC, posta elettronica certificata, con la notifica della sostituzione. Il Sassuolo sostiene di averla inviata, la Lega di non averla mai ricevuta. Dunque, vittoria e 3 punti che arrivano in un caldo martedì di fine estate e che lanciano il Pescara a ridosso delle primissime in classifica. Per quello che si era visto in campo, peraltro, i biancazzurri avrebbero meritato certamente qualcosa in più e per il momento ci hanno pensato le norme federali a restituirglielo. Il Sassuolo però non ci sta e preannuncia battaglia attraverso il proprio legale, l'avvocato Mattia Grassani, che dice: la normativa è complessa ed è stata modificata anche di recente. La società ha immediatamente attivato ogni verifica tecnica per chiarire l'accaduto, auspicando di dimostrare in appello la correttezza del proprio operato. Intanto però i biancazzurri prendono il presente consegnato proprio, ironia della sorte, da uno dei tanti ex della serata di Reggio Emilia, una leggerezza che rischia di costare molto caro agli emiliani e che invece il Pescara saluta con piacere. Ora la palla passa agli avvocati, mentre il Delfino se ne sta comodo ad osservare, aspettando la gara interna con l'Inter del prossimo 11 settembre.
E a Lanza il presidente del Pescara Daniele Sebastiani ha affidato le sue dichiarazioni. Se la Lega, ha detto Sebastiani a Lanza, ha segnalato quanto accaduto, evidentemente una irregolarità può esserci stata. Dispiace se c'è stato un errore da parte del Sassuolo, ma ci sono delle regole che evidentemente ci sono per essere rispettate. Il massimo dirigente adriatico ha poi aggiunto che il Pescara non aveva inoltrato alcun reclamo perché non era a conoscenza della situazione di tesseramento riguardante il giocatore del Sassuolo. Ripetiamo che la decisione è stata presa d'ufficio dal giudice sportivo. E restiamo nell'ambito di Sassuolo Pescara e ascoltiamo le dichiarazioni dei giocatori Manai e Cristante. L'impatto con la partita da parte tua è stato positivo perché sei entrato in campo, hai segnato subito il gol del 2-1, poi hai avuto questa grossa occasione, ma voglio chiederti, quando hai visto scaldarsi Payback, che cosa hai pensato dalla panchina? Niente, io e lui non siamo nemici, io e lui siamo amici, alla fine noi andiamo tutti in campo, tutti i giocatori andiamo in campo per la squadra, se lui segna io sono molto contento, la squadra vince. Io mi alleno per giocare la domenica, sia in formazione che da riserva. Io vorrei tutte le partite giocare, ma purtroppo non sono io allenatore. Quando sarò io allenatore sarà un'altra cosa. Ora ci sarà questa sosta, poi tra due settimane ci sarà una gara importante, particolare per te, perché allo Stadio Adriatico arriverà l'Inter, tu sei un giocatore di proprietà dell'Inter, ci terrai, credo, a giocare titolare dal primo minuto con i nerazzurri? Sì, come voglio giocare titolare con l'Inter, voglio giocare anche con il Crotone, io penso che sia la stessa cosa, solo che io quest'anno sono in prestito al Pescara e quindi devo fare più bene possibile, quindi non devo guardare né se è l'Inter né se sono altre squadre. Dovessi segnare con l'Inter? Risulti? Non penso. Dobbiamo continuare così, dobbiamo continuare su questa strada, proporre questo nostro gioco, continuare a correre tanto, sacrificarsi uno per l'altro, però certamente ci manca il gol, dobbiamo essere più cattivi sotto porta e chiudere le partite prima. Sì, sono le prime partite, ancora insomma sono un po' in ambientamento alla Serie A, però abbiamo dimostrato davvero di essere una grande squadra e di proporre un gran calcio. Come detto prima ci manca solo il gol e dobbiamo farlo. Scendiamo in Lega Pro perché la Teramo Calcio comunica che la campagna abbonamenti per la prossima stagione di Lega Pro, che in realtà è già iniziata sabato scorso, chiuderà ufficialmente venerdì prossimo 2 di settembre. È possibile sottoscrivere gli abbonamenti appunto fino a venerdì unicamente presso la sede sociale di Via Oberdan, solo per i voucher, in particolare riservati ai non possessori di tessera del tifoso, sarà possibile acquistarli anche presso i punti vendita Alma Sport e Caffè San Giorgio. Per quanto riguarda invece il mercato, la società è sempre a caccia di un attaccante, un centrocampista e un terzino. Ulteriori approfondimenti li rimandiamo alla prima stagionale di Proteramo, in onda questa sera alle ore 21 in diretta dai nostri studi con la conduzione di Jacopo Forcella. Ieri intanto la ripresa degli allenamenti al Bonolis con l'attaccante Marco Sansovini, si è analizzata la sconfitta di Lumezzane al debutto in campionato. Abbiamo sbagliato un po' di cose, non solo la reazione, la mancata reazione che poi magari c'è stata leggermente dopo, siamo riusciti ad andare un pochino più avanti a trovare almeno un paio di volte il tiro, però diciamo che è stata una partita, soprattutto il secondo tempo, da una parte da dimenticare e da una parte da ricordare bene invece. Chiaro che siamo ancora una squadra, secondo me, in fase di rodaggio comunque, perché a parte alcuni uomini siamo tanti nuovi, e pur se lavoriamo da un mese e mezzo, comunque per formare una squadra non è, diciamo, ancora presto. Però siamo consapevoli che ormai il campionato è iniziato, quindi dobbiamo accelerare i tempi, però sono abbastanza ottimista. Ma non sto sicuramente ancora al 100%, come penso tutti i giocatori di questo campionato. Sicuramente alla prima di campionato è impossibile essere, non so, percentuale abbastanza relativa, perché magari dipende anche dalla settimana come va, i carichi di lavoro, cioè quella settimana che stai un po' meglio, settimana che carichi di più, sei un pochino più appesantito.
Non sono come nessuno è al 100%, però posso dire che sicuramente stiamo lavorando molto bene durante la settimana. Abbiamo peccato in movimento oppure peccato nell'ultimo passaggio, però quello ci può stare, voglio dire, non è che è l'errore tecnico che va condannato, quello ci sta, non è assolutamente un problema. Alcune azioni buone le abbiamo fatte sicuramente e dobbiamo continuare a riproporre le cose fatte bene, dobbiamo continuare a riproporle e migliorare sicuramente quello che di negativo c'è stato. Ultimo servizio dedicato alla Serie D e all'Aquila Calcio che debutterà nella prima di campionato in casa contro il Monterosi e la partita si giocherà nell'impianto dell'Acqua Santa. Finisce un'odissea durata 30 anni. Domenica, salvo complicazioni dell'ultimo minuto, verrà inaugurato lo stadio di Acquasanta nella gara d'esordio dell'Aquila Calcio con il Monterosi. I problemi riguardo l'impianto sono stati infatti quasi tutti risolti con i collaudi che hanno dato esito positivo. Si aspettano ancora le autorizzazioni della Questura e della Prefettura, ma non dovrebbero esserci problemi alla luce degli scontri tecnici effettuati. L'impianto era stato intitolato al Gran Sasso d'Italia, come da delibera di giunta comunale del 2008, quando però era ancora destinato alla palla ovale, prima della svolta operata nel post-terremoto, quando si è deciso che lo stadio, senza barriere, sarebbe diventato la nuova casa dell'Aquila Calcio. Più complesso il nodo della gestione, che per il momento resta in capo al comune, anche se la società dell'Aquila Calcio si è fatta avanti nelle scorse settimane. Una vicenda che verosimilmente verrà risolta più in là a campionato già iniziato. Ciò che interessa a società, squadra e tifosi è che domenica si possa finalmente giocare in uno stadio atteso da troppo tempo e che nel post-terremoto ha ospitato persino una delle tante tendopoli che hanno dato rifugio agli sfollati dopo il 6 aprile 2009. Finisce qui il TG6, prossime edizioni alle ore 19 e alle ore 23, ma da non perdere anche l'edizione flash delle ore 17 con i primi collegamenti in diretta da Amatrice, da dove seguiremo i funerali delle vittime del reatino del sisma del centro Italia. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.